Ciao a tutti, oggi vediamo come tagliare e sagomare un'asse di legno. Qui stiamo facendo semplicemente dei segni che saranno le linee lungo le quali andremo a tagliare quest'asse di legno. È un'asse di tiglio con la parte di corteccia ancora attaccata. Utilizzerò questa sega circolare posizionata. Posizioniamo anche l'asse di legno e cerco di seguire la linea tracciata prima a matita. Quando si arriva in fondo bisogna stare attenti a non chiudere perché altrimenti la lama si blocca, come succede in questo momento. Si è bloccata perché ho chiuso la parte davanti. Allora bisogna allargare un attimino e il taglio è fatto. Una volta terminato, si va a fermare la lama con un pezzo di legno. Ecco così. Poi do una sagoma approssimativa al legno che andremo a tagliare invece con un altro attrezzo. Qui tracciamo con la matita ed ecco qui invece un seghetto alternativo. È sufficiente seguire la linea tracciata. Anche qui non bisogna fare l'errore di inclinarlo perché altrimenti la lama non riesce più a seguire la traccia. Ecco, in questo caso, siccome da una parte non c'è più l'appoggio, si rischia di inclinare la lama. Invece bisogna cercare di tenere il più piatta possibile sull'asse di legno in modo che la lama sia verticale. Una volta eseguito il taglio, bisogna andare a lisciare con della carta vetrata. Anziché farlo a mano, usiamo questo platorello elettrico. È molto più semplice. Una carta vetrata abbastanza grossa, con grana abbastanza grossa, in modo da togliere tutte le parti che sporgono. Qui vediamo come viene via bene anche una sporgenza del legno. Una volta lisciata la parte verticale, si andrà anche a togliere un pochettino e a smussare lo spigolo. E questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto, continuate a seguirci, elettronicadidattica.com se volete visitare il nostro sito e vi aspettiamo per i nostri prossimi video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti, a presto!